Va bene, in questa strana posizione leggo una cosa diversa, anziché una poesia, una serie di domande che mi sono posto. Quando allontaniamo da noi qualcuno perché non ci trasmette abbastanza energia positiva, facciamo come Amazon quando licenzia un magazziniere che non sposta abbastanza pacchi? Perché Amazon si chiama Amazon? Tira frecce con una tetta nuda? Quando non timbriamo il biglietto del bus, facciamo come il finanziere che nasconde 100 milioni di euro al fisco? Quando osserviamo una ragazza per capire che cosa le piace e corteggiarla meglio, e facciamo come Google che ci spia per mandarci la pubblicità? Perché Google si chiama Google? C'entrano Google, Van Gogh? Quando diciamo a nostra figlia di non accettare caramelle da sconosciuti, facciamo come Trump che costruisce i muri sul confine del Messico? Perché Trump si chiama Trump? C'entra Vladis a Trump? Quando raffreddiamo i rapporti con qualcuno perché lui frequenta persone che ci stanno antipatiche, facciamo come la Fiat che emarginava gli operai iscritti alla CGIL? Sul mio curriculum posso scrivere che conosco l'amore a livello scolastico, cioè per nulla? Il fatto che in Italia si dica scolastico significando per nulla ha a che vedere con la nostra idea di scuola? Ha senso che alla Lidl, guardando il paese di produzione, io rinunci alle arachidi perché non so decidere cosa è peggio fra Egitto e Israele? Perché le arachidi si chiamano noccioline americane, spagnolette e giapponese? Sono frutta secca interculturale? Il fatto che a piedi insultiamo gli automobilisti e in macchina i pedoni è un problema di schizofrenia? Quali sono gli skill giusti da acquisire a ogni costo per uscire dalla società della performance? Perché vi pongo queste domande? E soprattutto perché le scrivo anche su Facebook? Cosa cerco? Da dove vengo? Dove vado? Chi sono? Grazie.